Avete visto qualcosa? Forse una nuova Nikon? Chissà, sapremo dirvi di più nella prossima puntata. Conan Doyle, l'inventore di Sherlock Holmes, ci credeva. Ci credeva anche il reverendo Dodgson, meglio conosciuto come l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ci credeva ai fantasmi anche Lombroso. Difatti, se andiamo nel Museo Lombroso di Torino, vediamo tutta una nutrita serie di fotografie di medium dell'Ottocento, tra i quali la famosa Eusapia Palladino. I fantasmi se ne è sempre parlato e anche oggi di tanto in tanto appaiono delle foto di fantasmi sui giornali. Naturalmente si tratta di bufale. Comunque c'è qualcuno che ha preso la cosa sul ridere e ha prodotto una fotocamera per acchiappare i fantasmi. Niente di trascendentale, è una fotocamera compatta a pellicola 35 mm nella quale la pellicola è già sovrimpressa con un'immagine di fantasma in un angolo. Così siamo tutti contenti. Il cavalletto è un accessorio che lasciamo spesso a casa, vuoi perché è troppo pesante, vuoi perché è troppo ingombrante. In realtà è un accessorio utilissimo. Benro ce ne suggerisce dei modelli piccoli e poco ingombranti. Ce ne parla Fabio Agugliaro della Rinova che li distribuisce. La novità che abbiamo presentato come Rinova al Photoshow 2009 è una serie di treppiedi prodotti e presentati dalla Benro che si chiamano Travel Angel. Sono in pratica gli angeli del viaggio o gli angeli del viaggiatore, perché in dimensioni e pesi estremamente contenuti consentono di portare dei treppiedi che sono realmente dei treppiedi professionali. In soli 39 centimetri possiamo avere un treppiedi che tutto esteso va oltre il 1,70 m. Questo tipo di treppiede è stato ottenuto in qualche modo ridisegnando completamente la struttura del treppiede, che al posto di chiudere con le gambe nel senso tradizionale chiude nel senso contrario, cioè chiude riportando le gambe verso la colonna centrale, che a questo punto, quando il treppiede è chiuso, rimane all'interno delle gambe. In questa maniera è stato possibile accorciare il treppiedi di quella parte che normalmente sporge sopra la crociera. Questi treppiedi sono stati presentati e vengono proposti in due versioni. La prima è con gambe e colonna centrale in magnesio, in carbonio, e la crociera in magnesio. Poi c'è anche una serie fatta con le gambe in alluminio e la crociera in magnesio. Ancora oggi nei giornali cosiddetti popolari capita di trovare una pubblicità che parla di occhiali che fanno vedere le donne nude sotto i vestiti. Naturalmente non è vero, però ci siamo arrivati, per uomini e donne, con i nuovissimi scanner che vediamo negli aeroporti. Sono gli scanner, sono quelle porte attraverso le quali passiamo affinché si possa vedere se portiamo con noi armi o esplosivi. Le nuovissime tecnologie sono molto meno pericolose dei raggi X usati una volta e permettono all'operatore di vedere letteralmente sotto i vestiti. Naturalmente questo ha comportato dei problemi di privacy, tanto che le immagini non sono viste dall'operatore che noi vediamo negli occhi che ci accompagna attraverso la porta, ma da un operatore remoto che non sa chi siamo e non ci vede. Altro problema per la privacy era quello del tenere i file in memoria. Questi file non sono tenuti in memoria e neanche il viso viene reso visibile. Così è salva sia la privacy sia la sicurezza. Emanuele Costanzo, direttore e editore di Photocult, questa rivista, questo mensile, è qua insieme a me e ci dice intanto che cosa c'è nel numero di aprile in edicola. Beh, allora tralascio la parte culturale, punterei un attimo l'attenzione sulla parte tecnica e in particolare sul test della Olympus E30 di una coppia di zoom grandangolari destinati alle reflex APS-C, Tamron e Tokina, il nuovo Tamron 10-24 che sfida
il best seller Tokina 1224 rinnovato con il per innesto Nikon grazie all'adozione del motore incorporato. È un articolo per ultratecnici che analizza il funzionamento della compressione JPEG, il formato compresso di immagine che ha tantissime variabili ed è un mondo a sé stante ed è interessante scoprire come funziona. Ecco, poi vedo che c'è anche un inizio di una serie sulla illuminazione da studio. Sì, riteniamo che padroneggiare la luce sia un passo fondamentale nel processo, nel cammino che fa diventare veri fotografi. E allora dal prossimo numero iniziamo con una serie di tutorial sull'illuminazione in studio che riguarderà sia lo still life sia il ritratto. Lo introduciamo in questo numero attualmente in edicola con la presentazione di flash da studio ormai diventati abbordabili anche per il grande pubblico. In particolare abbiamo provato un kit della Elinchrom completo, fuori dalla scatola ha già tutti gli accessori pronti per allestire un piccolo studio. Ben ritrovati, questo è il primo tutorial di una serie dedicata ai metodi di fusione. Cosa fanno i metodi di fusione? Fondono i pixel di un livello soprastante, questo, con i pixel del livello sottostante, secondo vari effetti che noi adesso andiamo a vedere. I metodi di fusione sono divisi in diverse classi, vediamo la prima, quella di moltiplica, dove abbiamo un effetto di scurimento. La seconda classe è quella di scolora, dove abbiamo un effetto a schiarire. La terza classe è quella di sovrapponi, dove abbiamo un effetto ad aumento di contrasto. E l'ultima classe è quella dei metodi di fusione di tinta, saturazione, colore e luminosità, che vedremo nel tutorial successivo. Impostiamo la nostra immagine a normale e voglio ricordarvi un metodo di fusione molto semplice, che è quello della variazione dell'opacità. Ad esempio, vedete, vario l'opacità del livello e ottengo un cambiamento di colore. Bene, vi ricordo che questo tutorial sarà disponibile in formato PDF dal sito pmstudionews.com e noi ci vediamo alla prossima edizione di Video 7. Un saluto da Daniele Robotti.